È una delle eccellenze economiche italiane con un volume d'affari da 60 miliardi di euro l'anno. È il settore fieristico che festeggia la giornata mondiale delle fiere organizzata in Italia dalla EFI. L'abbiamo deciso a livello di UFI, la Unione dei Fori Internazionali, dove tutte le fiere del mondo sono associate, per sensibilizzare l'opinione pubblica, le attività produttive, gli stakeholder, gli shareholder, le istituzioni all'importanza delle fiere. Attraverso le fiere italiane si sviluppano 60 miliardi di business. Abbiamo mediamente 22 milioni di visitatori al netto di quello che è stato l'Expo. L'anno dell'Expo abbiamo avuto ben 46 milioni di visitatori. Alla nostra industria di fiere italiane siamo quarti al mondo per metri quadrati. Siamo i secondi in Europa, è una delle, come posso dire, delle grandi eccellenze italiane. Le fiere, una delle manifestazioni più antiche delle attività produttive, non temono la concorrenza del web e guardano avanti con fiducia. Io sono tanti anni e mi occupo di fiere, mi ricordo nel 2000. Facemmo un convegno bellissimo in Cina dove un grande guru ci disse: voi purtroppo operatori di fiere mi dispiace, ma fra 10 anni sarete tutti a casa perché le fiere ormai c'è il web. Da quella affermazione i metri quadrati delle fiere mondiali sono raddoppiati perché è entrata in gioco la Cina che ha completamente cambiato il paradigma. Hanno sviluppato fiere fortissime a Shanghai, Pechino, Canton. Stringersi la mano è un segno che non scomparirà mai, è un segno di pace, è un segno di ricchezza, è un segno di fraternità, è un segno di business, perché il business fatto bene porta ricchezza e porta anche serenità e pace.